Passa laterale, pallone verso il numero 2 Flores, il controllo però non è perfetto, ancora l'Italia in avanti che ci prova con Taroni, pallone che giunge nuovamente a Flores, il mancino e Corso si supera con la nona che in questo momento è proprio la Toni Ponzi, investigazione intanto qui Flores con il mancino sblocca subito il risultato alla Stella Azzurra, è in vantaggio l'Italia, ci ha pensato Flores. Caracoi, Mellaro gli sporca il pallone però diventa buono per Masciangelo che ci prova con il destro, palo pieno, farsi fare fallo da Pasquali. Qui Gallo se ne va benissimo con uno stop, avanza poi il pallone sul mancino e sul primo palo segna il gol dell'1-1 il numero 11 della Toni Ponzi Investigazioni, ma anche con il gol del 3 pari. Gol che ha sancito infatti il pareggio, intanto qui Gallo con il mancino, un esterno pregevole, quello del centravanti della Toni Ponzi. Pallone messo sul secondo palo verso il numero 3, arriva il fischio da parte del direttore di gara ed è calcio di rigore per l'Alitalia Calcio. Va Flores dal dischetto con il mancino, conclusione di potenza ed è 2-2 alla Stella Azzurra. Toni Ponzi Investigazioni, anzi scusate, dell'Alitalia Calcio ovviamente, dato qui ci prova Flores con il mancino ed è 3-2 dell'Alitalia, ancora in avanti gli ospiti con il numero 2 Flores, tripletta personale per lui. Dal rilancio è scaturito il calcio d'angolo per l'Alitalia Calcio, dato qui Masciangelo scivola al momento della battuta, va in un secondo momento Corso, sfortunatissimo autogol dell'estremo difensore della Toni Ponzi Investigazioni. Caracoi apre le gambe, fa sfilare il pallone, poi Masciangelo dentro per Dalò e forse la chiude qui il numero 4 dell'Alitalia, 5-2 per gli ospiti, mentre l'Alitalia Calcio sarà impegnata sul campo di casa contro il De Angelis. Intanto qui Gallo ci prova per l'ultimo attacco e va con il destro e serve solo ad aggiornare le statistiche personali, tripletta per Simone Gallo, si chiude il match 5-3, ha vinto l'Alitalia, tutto da rimandare per i verdetti di questa Serie A della Lega Calcio ad 8. Noi diciamo che abbiamo fatto un bel girone di ritorno. Anche stasera abbiamo dimostrato di avere un'ottima squadra, credo che abbiamo meritato sul campo i 3 punti e giocheremo tutto all'ultima partita. Purtroppo ci siamo ridotti adesso a giocarci così all'ultima partita, però va bene così insomma.